senti? Stavo pensando di andare a cercare lavoro fuori. Ma cosa stai dicendo? Fuori dove? E poi c'è già un lavoro con me. Sai quanti soldi servono per vivere da solo? Ma ogni tanto ricordati di respirare. Sembra sbuffare, stai. Sì, vabbè. Ma papà, ma ogni volta che andiamo in paese ci mettiamo mezz'ora per tornare. Ma cosa dici? Stai sempre a lamentare. Possiamo comprare una macchina nuova? Questa macchina è un catorcio. Ma quale catorcio? Questa macchina è forte, indistruttibile, come tuo padre. Ecco, vedi, te l'avevo detto. Ma stai zitto che porti sfiga, è la prima volta che accade. Mannaggia la miseria, scendiamo, va. Mannaggia la miseria, che cosa può essere? Le candele, Luigi il meccanico me l'aveva detto. Le candele servono. Ma papà, ce l'abbiamo. Sono su... Dove? In soffitta. C'è quella scatola... La zia ce l'ha portata, quella scatola così, con le candele di... con lo stoppino. Lo stoppino? La cera sotto? Sì, sì, quelli. E dobbiamo fare la processione a tua sorella. Io non ho la sorella. Appunto, andiamo, aiutami a spingere, va. Spingi! Madò, papà! Spingi! Manca a spingere, sei bravo. Ma vatti a lavare, me la vedo io qua. Alla buon'ora! E tutto sto tempo ci metti per lavarti? E per forza, mi fai gli scherzi. Ma che stai dicendo? È il bagno schiuma. Che scherzi? In bagno. Ah, ma io dovrei venire in bagno da te a nasconderti il bagno schiuma? Ma sempre ste fesserie, dici? Ma mangi, va, che si raffredda. Senti, e com'è questa storia del bagno schiuma? Ma no, niente. Mi sarò sbagliato io. E perché non stai mangiando? Non ho tanta fame. Francesco, il cibo è sacro. Non si butta via niente. Sì, lo so, lo so. Beh, e mangio allora. Beh, e cos'è successo oggi? Tu non me la conti giusta. La verità è che tutti i giorni mi sembrano uguali. Mi sento spento. Papà, io mi sento senza motivazione. Il lavoro, Francesco, il lavoro. Il lavoro è sacro. Tutti i giorni ti alzi e lavori, altrimenti non campi. Ma papà, questa è la tua visione. Oh, sentiamo, c'è un figlio visionario adesso. E quale sarebbe la tua visione? Io vorrei trovare il mio posto nel mondo. Il tuo posto è qui con me. Ci abbiamo una casa, ci abbiamo il lavoro, per quanto lavori tu. E poi ci abbiamo da mangiare. Sì, ma papà, questa è la tua vita, non la mia. Figlio mio, questa è la vita. Cosa pretendi? Vorrei una vita mia. E mo che ti trovi la fidanzata, me la presenti, e sei una brava ragazza, te ne vieni a vivere qua. Sì, vabbè. Come vabbè? Qui già la casa, il lavoro. Sì, ma io voglio la mia vita, non la tua. Certe volte proprio non ti capisco. Solo ci fosse mamma. Che vuoi dire? Che non sono stato in grado di crescerti? Ma no, non sto dicendo questo. E come no? Stai dicendo che non sono un buon padre. Papà, io vorrei solo che fosse qui, con noi. E non c'è, Francesco, non c'è. E non tiriamo fuori sempre lo stesso argomento. Papà, io non ricordo nulla, avevo solo 3 anni. Vorrei solo che fosse qui con noi.
Ti ho cresciuto da solo. Da quando lei se n'è andata e non mi sembra che ti abbia mai fatto mancare nulla. E poi non è colpa mia se lei se n'è andata. E vabbè, basta. Beh, devi mangiare. E allora, buonanotte. Francesco, Francesco, tutto quello che temi è solo dentro te stesso. Ovunque, fuori di te, troverai solo scuse per non affrontare la tua paura. Francesco, non cercare la felicità, ma solo la verità. Cosa ci fai qui?
Chi sei? Non lo so. Ho paura. Tranquillo. Non voglio farti del male. Come ti chiami? Non me lo ricordo. Non sai come sei arrivato qui? E dove sono i tuoi genitori? Non ricordo nulla. Ora andiamo a cercarli. Come ci è finito qui? Che siamo isolati dal mondo. Francesco! Francesco! Oh, cazzo sta! Ma che ci stai a fare ancora qua dentro? Ma perché sparisci sempre? Che stai a fare ancora qua, a terra? Papà, c'è un bambino! C'era un bambino un attimo fa. Chi c'è là? Chi c'è? Ma mi stai prendendo in giro? Mi prendi per il culo? Ma papà, ti giuro! C'era un bambino qui. Ma quale bambino? Quale bambino? Sempre a dire fesserie. E qua c'ho da lavorare. Sto in piedi dalle 4 di stamattina. Ti muovi che c'è un sacco da lavorare oggi. E tu che stai ancora a giocare con gli unicorni. Oh! Ti vuoi dare una mossa? Sbrigati! Mannaggia la miseria, proprio a me doveva capitare, ma sempre, sempre la stessa cara. Scrivi. Scrivi. Voglio delle risposte. Probabilmente sto impazzendo. Accadono cose strane. Mio padre non mi crede. E forse non ci credo neanche io. Vorrei solo capire cosa sta accadendo. E la vita che conduco, di certo, non mi aiuta in tutto questo. Ehi! Hey. Ehi, ciao. Ciao, ma... Tu non esisti. Sto impazzendo. Perché mi dici così? No, perché non è normale tutto questo. Prima compari, poi sparisci. Ti vedo solo io. Dai, tu non esisti. Perché mi tratti così? Io non ti ho fatto niente. Così surreale. Io non capisco. Ma te non ti ricordi proprio nulla? La scorsa notte un lupo mi ha detto che si inizia a ricordare tu.
Inizio a ricordare anche io. Un lupo. Non è possibile. Ma questo lupo aveva gli occhi chiari? E che altro ti ha detto? Mi ha detto che ti chiami Francesco e che hai tanta paura di ricordare chi sei. Mi ha chiesto di starti vicino. E poi che mi dovrai proteggere. Ah, c'è un'altra cosa. Mi ha spiegato che tu dai la colpa a tuo papà. La colpa di cosa? Mi ha detto che devi scoprirlo da solo. Aspetta, voglio mostrarti una cosa. Non la trovo più. C'avevo... Ancora tu. Ma quanto ho dormito? Ma è giorno, ma che ore sono? Andiamo? Cosa? E dove? A giocare. No, mio padre mi ammazza se non vado a lavorare. Ma io voglio giocare. No. Non lo so. Dai, ti prego, andiamo a giocare. Va bene, andiamo. Ma dove stiamo andando? Dai, seguimi, dai! Allora? Cosa? Giochiamo! Come? Come? A nascondino! Ma siamo in due? Certo, quando eri bambino non giocavi a nascondino! E chi si ricorda? Non dire bugie! Quando eri bambino giocavi sempre a nascondino con il tuo cuginetto. E tu come fai a saperlo? Non lo so. Però lo so. Dai, conta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ehi! Ma dove sei finito? Aiuto! Aiuto! Dove sei? Dana, ti ho fatto Dana! Ma mi hai fregato, non vale! Mi hai fatto spaventare!
Non si gioca così. Anche tu lo facevi alla mia età. Spesso facevo questi scherzi a mio padre, ogni volta gli veniva un colpo. Ma tu come fai a sapere tutte queste cose di me? Non lo so. Il lupo mi ha detto che più giochiamo insieme, più ti aiuterò a ricordare. Però... Però? Ci sarà un momento in cui... In cui? Dai, prendimi se ce la fai. Dov'è la tua mamma? Non c'è più. Anche la mia mamma non c'è più. È andata via di casa quando avevo solo 3 anni. Non l'ho più rivista da allora. La tua mamma invece? La mia è morta. Non ti preoccupare. Ci sono io con te adesso. Io non ricordo più il suo volto. Francesco! Francesco! Merda! Merda, mio padre!
sei troppo lento. Non va bene così. E non sbuffare. Ti sto insegnando a vivere. Lo sai o no che la vita è solo duro sacrificio? Ma papà, io non sono come te. Perché non ti vado bene così come sono? Qui non si tratta di andare bene o male. Io pretendo da te che tu faccia solo il tuo dovere. Punto. E ora mettiti a lavorare, che non posso fare sempre tutto io qua. E piano, che me la rompi la zappa. Vai, vai in falegnameria, vai a finire il lavoro tuo, vai, vai. E non ti azzardare più a lanciarmi la zappa addosso, hai capito? La prossima volta ti mollo un ceffone! Maleducato! Papà? Sei tu? Bambino? Bambino? Sono io. Tranquillo, Francesco. E tu chi sei? Tranquillo. Francesco, respira. Chi sei? Francesco, hai troppa paura. Devi stare tranquillo. Se non te ne vai, chiamo mio padre. Tuo padre? Hai troppa paura, Francesco. Devi stare tranquillo. Non voglio farti del male. Ti ho detto di dirmi chi sei! Chi saresti, D'Artagnan? Zorro? Poggia quell'arnese, Francesco. Sono qui per darti un consiglio. Ti ho detto di dirmi chi sei! Francesco. Francesco. Va bene. Togliti il cappuccio! Togliti il cappuccio! Non volevo rovinarti la sorpresa. Se proprio insisti. Sorpreso. Noti forse qualche somiglianza? Che significa? Che significa?
Considerami un amico. Non è possibile. Non è possibile. Chi sei? Un amico. Voglio solo aiutarti. Aiutarmi. Punto primo. Smettila di farti sottomettere da tuo padre. Ribellati. Fagli capire quanto vali, anche a costo di fargli male. Punto secondo. Lascia perdere quel bambino. Ti porterà solo dei guai. Non far finta di non aver capito, sai di cosa sto parlando. Io ti conosco più di quanto tu credi. La ricorda. I miei sono solo consigli. Francesco, con chi stavi parlando? Con nessuno. Con chi stavi parlando, Francesco? Papà, c'era un ragazzo tale quale me. Qui. Francesco, non mi devi prendere per il culo! Con chi stavi parlando? Papà, te lo giuro, era qui! Era un ragazzo uguale a me, era seduto qui! Dov'è che l'hai messa? Dov'è che l'hai messa? Papà, cosa stai cercando? La droga sto cercando! Dove l'hai messa? Dov'è che l'hai nascosta? Cosa stai dicendo? Papà, ma sei impazzito? Sì, perché secondo me tu ti droghi. Parli con bambini che non ci sono. Parli con persone... Ma sei impazzito! O ti droghi? Mo, ti faccio vedere io se non mi dai la droga. Ti faccio vedere io. Tirala fuori! Tirala fuori! Ma io non mi drogo, papà! Piuttosto ti uccido io, che non la droga! E questo è il figlio che ho cresciuto. Che schifo! Francesco. Chi sei? Non farmi del male. Non temere. Respira. Cosa vuoi da me? Chi sei? Non voglio nulla da te. Ti sei smarrito da molto tempo. Sono qui per indicarti la strada. Non riesco a respirare. Aiutami. Respira. Più resistenza farai,
più ti sembrerà di percepire dolore. Ti prego, aiutami! Quanto sei disposto a conoscere la verità? Sto solo chiedendo di aiutarmi! Lo sto facendo, ma tu continui a lamentarti. Ti prego, sto soffocando! Ti sto indicando la via, ma non posso aiutarti, perché solo tu puoi attraversare la soglia. Fame. Ti prego! Di cosa parli? La tua mente si sente in diritto di poter decidere ancora ciò che è giusto o sbagliato. Anche se non te ne rendi conto, mi hai chiesto aiuto. Ma poi hai scelto di seguire un'altra voce, arrivando a scagliarti contro tuo padre. Ma è stato lui a provocarmi! Mi mette sempre le mani addosso! Mi dice sempre quello che devo fare! Questa è la versione della tua sofferenza, ma non è la verità. Lui semplicemente ti fa da specchio, ti mostra le tue convinzioni, le tue paure, le tue idee, mettendoti di fronte ai tuoi limiti. Finisci qui. La mia vita è inutile, fa schifo! E mi dici che è pure colpa mia! Non si tratta di colpe, ma di fare una scelta. Ti prego, sto male. Sto male. Dimmi cosa devo fare! Se non sei tu a fare l'azione verso un vero cambiamento, nessun altro potrà farlo al posto tuo. Agire significa prendersi una reale responsabilità. È giunto il momento di diventare uomo, Francesco. Vuoi conoscere la verità? Dimmi solo cosa vuoi da me. Francesco, la scelta è solo tua. Vuoi conoscere la verità? Lasciami stare! Vai via! Non è ancora pronto da mangiare. Ehi, vedi che non stai al ristorante, sai? E che una cosa t'ho chiesto? Sempre lamentarti stai. Fra poco cucino. Scusa, ma fammi capire, c'è qualcosa che ti preoccupa? Cati, i clienti della falegnameria sono sempre di meno. I soldi per il trattore, chi ce li dà? Al momento ci arrangiamo con quello che abbiamo. Sì, vabbè. A volte mi chiedo perché non ti accontenti mai. Stai sempre con questa paura dei soldi. Sempre. Cati, i soldi servono, purtroppo. Però quando ragioni così sei peggio di mio padre. Non ti sopporto proprio, eh? Hai sentito? Cosa? Ma c'è qualcuno là fuori. Ma che dici? Chi deve venire a quest'ora? No, ti dico che c'è qualcuno là fuori. Per favore, Marcello, vai a controllare. Ma sarà qualche animale. Non ho soldi.
Mi devi dare i soldi! Ti giuro, non ne ho, non ci fare del male. Forse non avete capito. O mi dai i soldi, o ti uccido tutte e due. Non ci fare del male, non ne ho soldi! Ci siamo capiti! Non ne ho! Mi devi dare i soldi! Prendi quello che vuoi e vattene! Stai zitta, puttana! Marcello, dagli i soldi! Dagli quei cazzo di soldi! È tuo figlio che sta piangendo? Me li devi dare i soldi? Oh, non te li do i soldi. Vattene. Ti uccido il bambino. Fammi passare. No, il bambino no! 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 Puttana! Amore mio, ti prego, respira. Ti prego, non mi lasciare. Come faccio da solo con Francesco? Katia, no! Mi raccomando, il bambino. No, non mi lasciare da solo, ti prego, perdonami, no. Ehi, ehi, mi senti? Mamma, sei tu? No, non sono tua madre. Chi sei? Nadia. Riesci ad aprire gli occhi? Non lo so. Dove abiti? Nella fattoria qua vicino. Mi mancano le forze. Ti aiuto io. Forza, andiamo. Dai, forza. Andiamo. Vieni. È quella la tua fattoria? Credo di sì. Come ti chiami? Francesco. Ma cos'è successo? Faccio fatica adesso. C'è nessuno? Aiuto! C'è qualcuno? Francesco. Ma cos'è successo? Francesco! Lei è il padre? Sì, ma cos'è successo? Non lo so, l'ho trovato in mezzo al bosco svenuto. Andiamo dentro, va! Ti do una mano. L'ho detto che questo si droga. Cosa? No, niente. Andiamo dentro. Oh, aiutami a metterlo sul divano. Francesco? Francesco! Mannaggia, come doveva capitare a me oggi. Oh! Oh! Cos'è successo? Sto parlando con te! Non hai neanche ringraziato questa ragazza. A proposito, come ti chiami? Nadia. Grazie, Nadia. Oh, me lo dici cos'è successo? Sai cosa ti dico? Arrangiati! Dopo la giornata di merda di oggi, questa è proprio la ciliegina sulla torta. Scusa, signorina, torno a lavorare.
hai risposto a tuo padre? Oggi abbiamo litigato. Non mi andava di parlargli. Ma era preoccupato per te. È pur sempre tuo padre. Non gli frega un cazzo di me. Pensa solo a se stesso. Lavoro. E intanto sto qui a morire. E perché accusi lui? Che senso ha dare la colpa all'esterno? Perché sarei io la causa ora? Stai calmo, Francesco. Io ti ho solo aiutato. Avrei anche potuto lasciarti nel bosco. E non so neanche chi sei. No, scusami. È che sono ancora un po' scosso. Prima nel bosco sono svenuto e... mi sembrava di soffocare. Forse ti sto annoiando con le mie lamentele. No, non è questo. È che si è fatto tardi. Aspetta. Ti accompagno alla porta. No, non preoccuparti. Conosco la strada. Piuttosto tu cerca di riprenderti e di chiarire con tuo padre. Nadia. Senti, non è che ti andrebbe una volta... Francesco, respira. Volevo sapere se tu... Cioè, non vorrei sembrare invadente, ma ti va se ci vediamo qualche volta? No, non credo che ci rivedremo. Solo per parlare un po'. È che ho dei problemi con gli uomini. Tuo padre è una brava persona. Il mio invece era violento. E quindi ho paura che si ripeta sempre la stessa storia. Ma noi non ci conosciamo. Perché mi dici tutte queste cose? È come se sentissi una spinta verso di te, ma allo stesso tempo mi spaventi. Ma come ti spavento? Non farti illusioni. Capisco cosa vuoi dire. Ci vediamo, Francesco. Ah, vengo a trovarti uno di questi giorni. Forse. Avevo dato un compito. Non l'hai ancora portato a termine. Lo sto facendo. Ho bisogno di tempo. Non sei tu che decidi quando e come. Sono io che comando. Ti do un'altra possibilità. Quel ragazzo è testardo. Non si lascia influenzare. Non ti ho chiesto la tua opinione. Devi solo eseguire gli ordini. I miei ordini. Forse non sono stato abbastanza chiaro. Tu non hai diritto di replica. Ti avevo ordinato di ridurre a pezzettini le emozioni di quel ragazzo. E anche quel bambino. Non mi sembra di vederlo qui con te. Sarà fatto, mio signore. Inganna il bambino e ingannerai anche lui. E
se porti a termine il tuo compito, il bambino sarà tuo. Ma la bambina no! Quella è mia. Adesso va! E non ammetto più errori. È stato bravo. Ma sei qui? Io sono sempre con te, anche se tu non te ne accorgi. Ti piace davvero? Certo, l'abbiamo fatto insieme. Che cosa vuoi dire? Francesco, sto iniziando a ricordare. Hai qualcosa da dirmi in merito? Non saprei. Perché non ne vuoi parlare? Perché mi sembra tutto così assurdo. Io non sono un tuo nemico. Ieri è successa una cosa con mio padre. Lo so, c'ero anch'io. Quindi sai anche che gli ho tirato uno schiaffo. Perché l'hai fatto? Ero molto arrabbiato. E ho perso la ragione. Adesso mi sento in colpa. Mi sento in colpa. Cosa devo fare? Urliamo insieme. Questa cosa mi fa star male. Va bene. Sono pronto. Uno. Due. Tre. A studiare, che non ti compri i libri per farti giocare. Ma io papà voglio giocare ancora un po'. Sbrigati, mettiti a studiare, non perdere tempo. Mamma mi avrebbe fatto giocare. Mamma non c'è qua, ti dico io quello che devi fare, hai capito? Ma smettila di piangere, ma che maschio sei. Ma tu sei... Io sono te. Ti prego, perdonami. Io non mi ricordavo. Il lupo mi ha detto che... Cosa? Mi ha detto che ti aspetta un compito più difficile per la tua mente. Che cosa vuol dire? Non lo so. Francesco! Devo andare. Ci vediamo dopo. Francesco. Ma che ci fai qua? Non è a tuo padre? Non preoccuparti, Francesco. Oh, piccolo Francesco. Ma sei diverso.
Tranquillo. Sono io. Vieni con me. Ma dove? Andiamo a giocare assieme. Francesco? Francesco! Era finito. Ehi! Ma che fai? Chiami te stesso? No. Vabbè, è una storia un po' surreale. Come stai? Diciamo meglio. Hai chiarito con tuo padre? Non del tutto. Non mentire. Ancora no, però... ho capito che ho fatto una stronzata. E vorrei chiedergli scusa. E perché non lo fai? Non lo so. Forse hai paura. O sei solo orgoglioso. Sai, alle volte mettiamo al primo posto il nostro ego. E sembra andare tutto a rotoli. Hai ragione. Non voglio che tu mi dia ragione. Occorre fare delle azioni, Francesco. Lo so, ne sono consapevole. Parlami di tua madre. Mia madre non c'è più. Ah, mi dispiace. E cosa le è successo? Non c'è più da quando avevo 3 anni. Però non ne voglio parlare. Guarda che non sono qui per giudicarti. Lo so, lo so. Ma per me è ancora una ferita aperta. Quella ferita va guardata e superata. Ma cosa ne sai tu di come mi sento io dentro? Oh, chi ti dà il diritto di parlarmi in questo modo? Parli male di tuo padre e poi sei il primo a comportarti così. Ti prego, scusami, Nadia. Fa ancora tanto male. Ma quanti anni hai, scusa? 27. Credo sia giunto il momento di diventare uomo, Francesco. Tu mi piaci, ma con questo atteggiamento non andiamo da nessuna parte. Guarda che io non sono né tua madre né tuo padre. Pensi che io non abbia sofferto? Tutti abbiamo dei momenti difficili. Tutti li attraversiamo, ma sta a noi scegliere. A scegliere che cosa? Di farli diventare un'opportunità. Mio padre... quando tornava a casa, picchiava me e mia madre. Non faceva altro che picchiarci e urlare. E io volevo solo un cazzo di abbraccio da lui. Capisci che bisogna rialzarsi? Per superare questo dolore e andare avanti. A cosa servono le lamentele? Sei una ragazza speciale. Sei molto forte. Ti ringrazio per quello che hai detto. Cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane.
ci si ciao Nadia. Ehi. No, fate pure, fate pure. Quante ne ho fatte io da giovane. Stasera ti fermi a cena da noi. Non accetto no. Ma vado a preparare. Poi arrivo. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di sotto i piedi per tirare la mano. Ragazzi, tra poco pollo e patate al forno. Wow, buono. Però non so ancora il suo nome. Mi chiamo Marcello, puoi darmi del tu. Allora, vi piacete? Ma che dici? E vuoi che tuo padre non lo capisca? Hai trovato una brava ragazza. Non fartela scappare. Marcello. Dimmi, Nadia. Francesco vuole parlarti. Ah, sì? E di cosa? Francesco, sai cosa devi fare. Forza. Papà. Volevo chiederti scusa per prima. Ah, non preoccuparti. Passato. No, davvero, papà, scusami. Ah, stai tranquillo. Hai visto? Ci voleva tanto? Sai, Nadia, per noi non è stato facile tirare avanti da soli. Non so se Francesco te l'ha detto. Francesco. Sai, Nadia, l'ho cresciuto da solo. Sta mentendo. Gli ho dovuto fare da padre e da madre. Francesco. Che la madre è andata via quando lui aveva solo 3 anni. Francesco, ti fai trattare così da tuo padre? Ribellati. Purtroppo è stata dura. Come fai a spiegare a un bambino di soli 3 anni che la mamma è andata via di casa? Che bugiardo. Ti sta mentendo. Così come ha fatto tutti questi anni. Povero bambino. Vigliacco, diglielo, 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 basta! Oh, ma sei impazzito! Bravo, Francesco, fatti valere. Stai dicendo una marea di stronzate! Vedi di stare calmo! Tu mi hai mentito per tutti questi anni! Ma cosa stai dicendo? Pensi che io non lo sappia? Prendi il coltello. Ma di cosa stai parlando? Picchialo. 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 Mi hai rotto il cazzo! Perché non mi dici la verità? Se la mamma è morta è colpa tua! Codardo. Codardo. Solo per non rinunciare ai tuoi cazzo di soldi. Ma come fai a saperlo? Lo so e basta. E tu lo sai perché hai mentito? Eh? Lo sai? Perché sei un padre di merda! Francesco, ti prego, posa quel coltello! Bravo, Francesco. Continua così. Fagli vedere chi sei. Io ho solo cercato di proteggerti, capito? Pensi che questo senso di colpa ancora che non mi rode dentro? Per tutti questi anni ho finto di star bene! Ho fatto tutto quello che potevo per te, per crescere un figlio sano, e questo è il ringraziamento. Sei solo un bastardo! Dai, uccidimi. Vediamo se hai le palle, uccidimi, forza! Vediamo! Francesco, basta, fermati! Tu sta zitta, puttana! Tu non mi rivedrai più. Scusami, non so cosa mi ha preso. Vattene via. Ma no, 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 scusami. Ti ho detto, vattene via. No, perdonami, ti prego, non so cosa mi ha preso. Non sei il benvenuto in questa casa. Ti ho detto vattene, non tornare più. Va fuori. No. Via. Thank you.
sempre solo. Morirai come un cane, proprio come tua madre. Francesco, è giunto il momento di trovare te stesso. Non ce la faccio più. Mi arrendo. Francesco, ognuno di voi diventa vittima e carnefice di se stesso. Dove sei? Dunque, ti prego, aiutami. Lo sto già facendo. Ma tu hai ancora paura di affidarti a me. Hai paura di guardare in faccia la verità. Ma tu chi sei? Sono il tuo animale guida. Non occorre che tu scappi ancora da te stesso. Non so più cosa fare della mia vita. Sono tutte scuse per non prenderti la responsabilità delle tue azioni. Ti sei convinto che il mondo esterno sia un posto pericoloso, che le persone siano pericolose. Aiutami a comprendere. Non è colpa tua se tua madre è morta. Ma questo non ti dà il diritto di accusare gli altri per il tuo malessere. Ognuno porta il suo fardello. E ha la responsabilità di affrontarlo da solo. Che cosa devo fare? Vuoi conoscere la verità? Sì. Francesco, quando tua madre è morta, un essere parassita si è affiancato alla tua mente e ha cominciato a plagiarti, a influenzarti, a dominare le tue emozioni, tenendoti bloccato nel tuo dolore. Non ti ha permesso di vedere oltre. Quel bambino che io stesso ti ho mandato, sei tu da piccolo. Lui rappresenta il dolore che per tutti questi anni ti ha accecato. È il ponte che ti collega alla tua anima. La mia anima? Sì, Francesco. La tua anima è imprigionata da tanto tempo e aspetta solo te. Ma che cosa vuol dire? Devi liberarla se vuoi iniziare a scoprire chi sei davvero. Mi sembra
sembra tutto così assurdo. Impara a fidarti di me e vedrai che imparerai a fidarti anche di te stesso. Se qualcosa va storto, sei più coraggioso di quanto tu creda. Segui me, la mia voce e le mie indicazioni, e non temere. Io sono sempre accanto a te. Adesso alzati e andiamo. Non lasciarti distrarre da nulla. Seguimi e ascolta solo la mia voce. Adesso andiamo via da questo posto. Posto dove ci sono tutte le anime. Adesso il tuo compito
e coltivare il tuo rapporto con Anima. Ciao Francesco. Ciao. Finalmente siamo di uno insieme. Ma tu saresti la mia anima. Certo. Ma perché sei una bambina? Sei tu che ne vedi così. Anima è sempre venuta raffigurata come una bambina. E come mai? Perché c'è il filtro della mente. Tutto questo mi sembra un sogno. Non riesco più a distinguere che cos'è la realtà. È più reale di quanto tu creda, Francesco. Dobbiamo giocare tutti i giorni. Hai ancora il cuore chiuso, ma col tempo imparerai. Dobbiamo fare una cosa importante. Che cosa? Guarda. Cosa credi di fare? No! Non è possibile. Dobbiamo bruciarlo, Francesco. Sennò non sarai mai libero davvero. Come? Non avere paura. Ti aiuterò io. La mia energia ti aiuterà. Non ce la farò mai. Non ce la farai mai. Ce la faremo, Francesco. Fidati di me. Sei pronto? Sì. 3, 2, 1. Tuo padre cerca di essere umile verso la vita. Chiudi gli occhi. Francesco! 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 Marcello, eccolo là. No. Là. Visto da qui tutto sembra lontano, convulso, insensato, agitato per niente, come fosse distratto, indifferente a ciò che è importante. Visto da qui è solo vuoto che urla, è il pensiero scucito dalla realtà. Passanti qualunque, in una strada qualunque, la mia città. Sarà anche che il gioco si cambia da dentro, ma alla fine è giocare che ti cambia. Sarà anche che spesso lontano dal centro ognuno si scopre un nuovo talento. Magari fuggire non è. Volevo solo il suo bene, io non volevo altro. Volevo solo il suo bene. Io ti capisco. Scusami, però almeno tu che sei una brava ragazza, che vi conoscete, io sono pure preoccupato per lui. Ogni tanto sviene, vede cose che non ci sono. Guarda, io su questo punto
Non lo so. Per il momento non lo so. Lui ti racconta qualcosa, come sta, che cosa vede, cosa ne pensa, ecco, di queste cose. Come sta, è svenuto. È che l'ultima volta anche per me non è stato semplice. Ma che c'ha? Che c'ha? Te l'ho detto, sta attraversando un momento difficile. Però non ti addossare tutta la colpa. Ok? Ma almeno tu, che sei una brava ragazza, cerca di stargli vicino. Visto da qui è solo una piccola parte che è davvero convinta di essere tutto, che non sente più urgenza ma solo la fretta, e l'affanno è un respiro che non si rispetta. A volte un'isola è la cura del tempo, a volte un'isola è solo isolamento, è come cadere al buio, scegliere. Io non so se ritornare, quale vuoto sia peggiore, se avrò forza per trattare, se serve più coraggio a stare fuori o dentro. Chiedo perdono. Ma tranquillo. Mi hai fatto preoccupare, però. Lo so. Francesco. Vi ringrazio per avermi fatto comprendere tante cose di me. E poi volevo dirvi una cosa. È arrivato il momento per me di prendermi veramente la responsabilità della mia vita. Grazie, papà.
perché in un modo o nell'altro hai sempre cercato di aiutarmi. Quindi io adesso vado su e preparo le valigie. Parto. Come? Parti? Sì, papà. Ehi, ma se mi unissi anch'io al tuo viaggio? Dopo tutto quello che ti ho fatto e che ti ho detto. Sai, alle volte basta un gesto di umiltà per iniziare un vero cambiamento. Papà, ma come farai adesso da solo? Come ho sempre fatto. Tuo padre è forte. Grazie, papà. Beh, vai adesso, dai, che si è fatto tardi, dai. Francè, tu mi stai antipatico. Anch'io ti voglio bene, papà. Vai più su, così scendi poi. Non si sa mai fare il gradino in più senza che te ne accorgi. Vai. Via. Ciao, Nadia. Beh, che facciamo? Ti fermi di... Che cazzo c'entra? Che facciamo? Sussurri anche adesso.
accanto a me. Sembra un gioco difficile dire addio all'oscurità che c'è. Spirito, mi porti via da qua per correre verso l'anima. Nel profondo volerò, come un lupo che mi guida, volerò, come animale guida, volerò, verso l'anima. Sei la più grande certezza, chi sei, la mia sola salvezza. Chi sei? Connessione celeste.